lei è Luisa ed è la vicepresidente nazionale del settore giovani per questo triennio. Che dire, viene dalla diocesi di Locri Gerace, è fidanzata con Fabrizio ed è laureata in scienze politiche. Lui è Michele, anche per questo triennio sarà il vicepresidente nazionale per il settore giovani. Viene dalla diocesi di Tursi Lagonegro, è fidanzato con Antonella, nella vita è un consulente finanziario. Lui è Don Toni, anche per questo triennio sarà l'assistente nazionale per il settore giovani e viene dalla diocesi di Nardò Gallipoli. Il racconto del Vangelo di Marco, dell'offerta della vedova povera al Tempio, scandisce il cammino di tutta l'associazione. E i giovani di Azione Cattolica, inserendosi nel cammino dell'associazione, si concentreranno sul tema della scommessa. Tutto ciò che ha il titolo del cammino dei giovani. E è un monito, è un invito a non donare il superfluo, a non donare gli scarti, ma a donare tutto ciò che abbiamo, tutta la nostra vita. La guida dei giovanissimi invece si intitola Motore di ricerca e i giovanissimi per quest'anno si dedicheranno al tema della passione. Quindi insieme ragioneranno su cosa li spinge a impegnarsi, a dedicare il tempo agli altri e a mettersi in gioco. E allora non ci resta che augurarvi buon anno, buon cammino associativo insieme. Noi tre faremo il tifo per voi, consapevoli del fatto che non contano le cose che abbiamo, non contano le tante cose che abbiamo a disposizione. Conta soltanto il cuore che riusciremo a mettere nelle cose. Buon cammino e buon anno da noi tre. Ciao! Ciao.